Buonasera e benvenuti a questa puntata estiva del nostro PC Books. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Bonami, che presenta il suo nuovo libro Post, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità sociale. Da circa un anno Francesco ha un profilo Instagram, The Bonamist, che ad oggi ha 6.929 followers e 850 post. Perché hai sentito il bisogno di stare su Instagram? Non ho sentito il bisogno, ho provato Twitter, ma Twitter non diceva. Poi qualcuno mi ha detto prova Instagram e ho provato Instagram e all'inizio non mi dava soddisfazione perché lo utilizzavo postando la foto intelligente della mostra. E invece poi qualcuno mi ha suggerito di usarlo per dimostrare la mia stupidità. Apparentemente la gente apprezza il fatto che io do dimostrazione di una volta stupidità approfondita. C'è un famoso cantante che si chiama Childish Gambino, ha creato questo alter ego con gli occhiali neri che si chiama Childish Bonamino. Parla della tua nuova gioia nel dipingere, perché Francesco nasce pittore. Oppure parla di opere d'arte molto brutte o di altre cose, dipende. E poi negli ultimi tempi invece dei disegni, quasi delle vignette sull'arte. Ma tento di alternare disegni e video, tento di usare questa cosa come forma di auto-intrattenimento. Perché questo tema è molto legato al libro di cui parliamo stasera. Questo è un libro che prende in considerazione, abbiamo detto, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità sociale. Che cos'è la riproducibilità sociale dell'opera d'arte? O che vuol dire, come è scritto nel frontespizio? Le opere d'arte sono diventate degli strumenti per comunicare chi le guarda. Cioè non sono più il soggetto centrale dello sguardo, ma sono lo sfondo dello spettatore, sono un modo di comunicare il nostro rapporto con l'arte. La cosa interessante è capire come si svilupperà questo rapporto che noi abbiamo con l'arte attraverso i social media, perché i musei stanno cambiando. Prima non si poteva addirittura quasi fare fotografie, oggi praticamente si possono fare fotografie dovunque, ci si possono fare selfie quasi dovunque, anche a volte nel libro ci sono un capitolo dove racconto di gente che si fa selfie distruggendo le opere d'arte. Cambia completamente il nostro rapporto con l'opera d'arte attraverso i social e questi nuovi strumenti di comunicazione. Però non lo vedo soltanto come un fatto negativo, penso che poi possa anche migliorare il rapporto, incuriosire, tutti i mezzi che incuriosiscono verso l'arte oppure ci avvicinano all'arte sono sempre dei mezzi interessanti. Tu dici nel museo oggi si va per divertirsi e per guardarsi, sì. Guardarsi in mezzo alle opere, che era una nota interessante. È un bene o un male? Perché a me piace molto del tuo approccio a questo tema il fatto che sei piuttosto laico, nel senso non sei uno di quelli che condanna i malatempora, però nemmeno fai un'esaltazione. Io credo che c'è una trasformazione in corso, insomma il rimpianto è sempre un segno di sconfitta, ma anche di invecchiamento mentale. Quando io sono entrato nel mondo dell'arte c'era un certo rapporto con l'arte, anche il nostro mestiere di curatore è cambiato in modo radicale, gli artisti sono diventati gli imprenditori. Questo va anche mano a mano con un enorme incremento di gente che è interessata all'arte, e questo secondo me è il bene dei cambiamenti. Sei per la gran parte della tua carriera un curatore indipendente, però hai avuto una parentesi istituzionale anche abbastanza lunga, no? Sì, dieci anni. Era un'epoca pre-social. Quando hai lavorato per un'istituzione, quindi con una prospettiva di continuità, come ragionavi a quell'epoca e cosa è cambiato adesso nel modo che hai di fare le mostre? Quando uno è dentro un museo pensa all'identità del museo, all'identità del contesto, del luogo anche geografico dove è. Facendo le mostre crei la storia del museo, crei quello che il museo è, guardi a quello che era, se è nuovo, oppure costruisci quello che sarà. Quando fai una mostra come la Biennale, il momento che la mostra apre è finita l'esperienza, non hai nessun tipo di continuità, ma anche responsabilità verso il futuro dell'istituzione, mentre quando sei in un museo hai una responsabilità verso la struttura, verso il pubblico, la gente della città. Devi essere cosciente del luogo dove sei. La scrittura dei tuoi libri è una scrittura che interessa gli addetti ai lavori, anche molto li diverte, però poi è leggibile da chiunque. Quello devo dire che l'ho imparato nei 35 anni che sono stato in America. Quando sono tornato in Italia per fare la Biennale, mi iniziò a chiedere di scrivere qualcosa
per il foglio Giuliano Ferrara a quei tempi, e iniziai a pensare se era possibile tradurre per un pubblico italiano il tipo di linguaggio anglosassone. I giornali americani, il New York Times, ogni volta che c'è un articolo dicono The President Donald Trump, tutti sanno che è il Presidente Donald Trump. Qui in Italia spesso, se uno non ha letto tutti i numeri prima di Repubblica, non sa assolutamente cosa è successo. Quando c'erano gli articoli di Alberto Albasino sul Corriere della Sera, a me mi piace tantissimo, lo trovo eccezionale, però un povero cristiano che apre il giornale così tanto per legge non riesce a capire veramente di cosa stia assolutamente parlando, praticamente, perché sono riferimenti a amici, a viaggi, a cose divertentissime, però ripeto, non accessibili a un lettore normale. I tuoi libri, anche questo, sono pieni di fulmine e stroncature. Qua te la prendi per esempio con Ai Weiwei? Beh, Ai Weiwei è una delle mie vittime sacrificali da tantissimo tempo. Ci sono due o tre. Chi sono gli altri? Ma una Nish Kapoor, Ai Weiwei, Pistoletto. E poi nel libro si legge l'ammirazione per Maurizio Cattelan. Qual è secondo te la ragione profonda oggi per cui Cattelan rimane un artista importante? Credo che lui abbia cambiato il modo di creare delle opere d'arte, ha capito in anticipo che l'opera d'arte aveva un impatto immediato come immagine. C'è un artista su cui hai cambiato radicalmente idea, dal negativo in positivo o viceversa? Credo di aver cambiato dal positivo in negativo Gabriele Orozco. Credo che Gabriele Orozco sia un artista che è riuscito a deludermi, è un genialissimo artista che però poi mi ha deluso come ha sviluppato il lavoro. Il libro parla degli effetti delle nuove tecnologie sul nostro modo di guardare e considerare l'arte. Cosa ne pensi tu dell'arte che usa le tecnologie? Per esempio, nel libro parli molto bene di Carne Iarena, di Iñárritu, questa installazione in realtà virtuale realizzata per la Fondazione Prada. Beh, era abbastanza impressionante, sì. come esperienza, anche se non era sicuramente popolare, perché dovevi stare dentro da solo per 5 minuti, prenotare, sì. Insomma, era abbastanza elitaria. Io a Londra ho appena visitato questa Acute Art, che si dedica a progetti di realtà virtuale, e devo dire che sono rimasto imbarazzato nel vedere quello che fanno. Credo che sia una nuova generazione che saprà manovrare molto meglio questo tipo di tecnologie. L'arte è sempre fatta di contenuto, quando non c'è il contenuto non è interessante. Nel libro tu parli appunto di come l'arte oggi debba essere sempre più intrattenimento e partecipazione per interessare al pubblico dei musei. Però per esempio ad Art Basel, quest'anno forse più che mai, quello che si vede conteso a suoni milioni di euro o di dollari è la pittura. Quello è il vero dramma di un mercato dell'arte che è diventato estremamente costoso. Il mercato dell'arte è sempre stato per poche persone, non è mai stato un supermarket. È stato per però i musei sono stati sempre però abbastanza... i musei sono sempre stati in grado. Oggi è molto molto difficile, se non trovano qualcuno molto generoso che gli regala le opere, è molto molto difficile per un museo poter intervenire sul mercato. E come cambierà sulla base di questo il ruolo dei musei nel futuro prossimo, secondo te? La cosa forse negativa è che quelli che nascono avranno difficoltà ad avere delle collezioni permanenti. Quelli che ci sono avranno delle collezioni zoppe, nel senso che a un certo punto si saranno fermate e sarà complicato riuscire a creare una storia continuativa. E come lo vedi un mondo dell'arte dove il ruolo dei privati diventa sempre più importante? In America, il luogo dove i musei sono praticamente tutti privati, però sono istituzioni gestite come istituzioni pubbliche, il privato interviene perché il museo sia pubblicamente accessibile e funzionale alla città, al luogo. Il sistema di musei fino a un certo punto è encomiabile, nel senso dove il privato ha veramente sostenuto il museo come un elemento della vita civica, però non come un club privato. E da questo viene il successo del MoMA, del Metropolitan anche, insomma, dico, sono musei che nascono però da un'etica molto diversa da quella che abbiamo. Nascono da quello che io chiamo egoismo civico, nel senso che il privato americano non è che lo fa semplicemente perché è generoso. Il privato americano a Chicago, sia che sia un ospedale, un museo, una biblioteca, dà i soldi perché se la sua città viene vista attraverso una cultura oppure delle istituzioni o delle strutture, come possono essere gli ospedali, di eccellenza, anche lui, vivendo in quella città, beneficia di questa immagine. Tornando ad Art Basel, per esempio, mi era anche piaciuto il pezzo che hai scritto su Repubblica sul cinismo della fiera, dove criticavi una performance che apriva
Unlimited di Sisley Xefa. Un povero venditore di uova di Cuba che l'avevano portato a Basilea, messo dentro una specie di sala cinesca tagliata. Così come stava a Cuba, pare. Sì, era molto elegante lì e sembrava anche molto annoiato il poveraccio. E il pubblico stesso, perché non c'era nessuna interazione con lui. Sì. Nessuno. La contrapponevi a un lavoro bellissimo video di Mircea Cantor, dove un'aquila, un lavoro bellissimo davvero, un'aquila distrugge i droni. In Olanda la polizia utilizza delle aquile per distruggere i droni non autorizzati. C'è questo video di 3 minuti, per me è una vera opera d'arte, come dovrebbe essere l'opera d'arte, che danno una sensazione, riescono a sintetizzare qualcosa. La televisione con quale obiettivo la fai e soprattutto qual è che credi che debba essere il linguaggio dell'arte in televisione? Io nasco come un idiota e arrivato a una certa età ho deciso di tirare fuori l'idiota che è una contraddizione nel modo più intelligente possibile. La televisione mi consente quelle cose lì che facevo anche con quelli del calcio, sempre di parlare di arte a un pubblico che non si interessa di arte, che non sa nulla di arte. È molto complicato in Italia, non c'è veramente più quella spontaneità che aveva dato la possibilità per la televisione italiana di creare programmi come quelli di Arbore. Si parte dal preconcetto che c'è questa famosa frase, non funziona, non si capisce perché non funzioni. A me piacerebbe fare dei programmi sull'arte semplice. E invece per esempio i talent sull'arte che pure se ne sono fatti possibili. Non sono possibili. Faceva Jerry Saltz in America. Beh, non ha fatto, non ha funzionato. Non infatti. Ha funzionato. Non funziona. I veri artisti non fanno a fare un talent. Io credo che il contenuto sia al centro di tutto, di quello che noi facciamo, di quello che diciamo, anche nelle conversazioni. Credo che l'opera d'arte deve sempre aggiungere qualcosa allo spettatore. Cioè lo spettatore si trova davanti all'opera d'arte e quando se ne va può essere anche estremamente arrabbiato con l'opera d'arte, però deve aver avuto una reazione, aver attraversato una soglia e in questa soglia aver visto un mondo diverso da quello che normalmente vive, anche se non è un appassionato d'arte. Non si può pretendere che lo spettatore sia una persona necessariamente informata sullo stato dell'arte, antica o contemporanea che sia. Quindi è compito del museo, del curatore, dell'artista se vivo, di riuscire a creare un'opera d'arte che comunichi qualcosa che vada al di là della cosa personale. Io dico sempre che si possono dire cose molto particolari con un linguaggio che però sia universale.